Farai delle bellissime ciabatte. Esatto. Ti fai vedere le tue ciabatte. Mamma. Che animali conosci? Una piccola che fa. Ciao a tutte, credo che non abbiate mai visto quattro persone in un unico video. In un tag soprattutto. È il video più affollato. Esatto. Comunque vabbè, oggi sono qui in compagnia con mia mamma, Laura di Evolution Makeup, mia mamma di Xania's World, e Angela di Angela Love Channel, mia cognata. E il gatto. E gatto. Siamo qui per fare questo tag ideato in parte da noi. Perché allora volevamo fare insieme un tag che fosse tipo lo sweater weather. Come le domande erano troppo americane, facevano domande che comunque in Italia non potevamo rispondere perché non abbiamo ringraziamento, robe varie. E abbiamo riunito, unendo queste domande, creandone delle nuove per noi, per voi, per tutti voi. E il popolo! Claudia si candida. Brava! Questo video spero che vi piaccia. Noi iniziamo con le domande e poi ovviamente questo video lo vedete anche nei loro canali e basta. E si chiama? E si chiama panettone tag, hashtag food porn. Allora, candela numero uno. Domanda numero uno, candela preferita. Facciamo tipo a quattro. Sì, è dietro là, da te. Quindi a te ti piace la Yankee Candle Winter Wonderland? Anche a me. Sì. Anche a te? Sì, prima l'ho ti sei innamorata. Tu una candela che ti piace? Quella della, non so se è dell'Herbic. Quella della frutti rossi di sì, Natale. Nuova, che comunque è dell'Herbic? Non lo so, appunto. Non è Glad? Glad, sì. Glad Microspray. Vabbè, Glad ha fatto questa fragranza che non so se la sapete, i frutti rossi comunque. Buonissima. Che è buonissima, sì, di Natale. A me piace la candela dell'IKEA, quella la fragranza di vaniglia, ice cream, insomma. E poi vabbè le Yankee Candle che ho, mi piace tantissimo la Home Sweet Home che ho acceso adesso, è quella con la cannella dentro comunque. Quella che abbiamo detto io e lei. No, a voi piace Winter Wonderland? No, quella bianca, due, a te allora piace Home Sweet Home. A me piace quella lì, la cannella. A parte quella miele. Quella lì, la questa che abbiamo appena è visto. Home Sweet Home e vabbè non so quanto si vedrà, tipo 3000 km lontano dalla... ma non ce l'ha messa a fuoco. Quasi ce l'ha messa a fuoco. Ce l'ha messa a fuoco. C'è il fuoco. C'è dietro che ricordo. Vai, questa è la messa senza il fuoco. Passiamo alla domanda numero 2, yes. Che è piatto autunno-inverno preferito. Sembra un po' una cosa modellosa. No, neanche se... Le lenticchie, ad esempio, col cotechino buono. A me è quello che prepara sempre Andrea. Bruschit, polente bruschit. Buono, stinco. Io più dolci, perché... anche, beh, più dolci. Cioè. È però piatto. 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 Dopo c'è il dolce. Dopo, l'hai mai assaggiato il porcellana? No. Il piatto di porcellana. Gli ossibuchi, mia mamma fa gli ossibuchi. Gli ossibuchi è un piatto. È un piatto. Sì. È esattamente piatto. Milanese, però se vengono a Milano. Anche sì, volete uscite. Sì. E... tutte milanesi. Sì. Milanese. Milanese. Domanda numero 3. Trucco più usato in questa stagione? Oh. In queste stagioni, in autunno e inverno, insomma. Quello che ho su adesso. Quindi colore? Uno smoky. Sì. Lo smoky. Cioè, perché uso lo smoky? A me piace, magari non troppo... E sulle labbra? Sul rosso. No, a me lo smoky non piace, io il taglio sempre. No, colori tipo ambrati, marroncini, proprio da... cioè caldi, tonalità calde e sulle labbra. Mai. Sì. Oppure tipo... È ovvio che non vai in giro con un pink sul... No, anche, dipende. A volte mi piace tipo il trucco candido, con le labbra rosate, le guance rosate, tipo fuori fa un freddo gelato, un freddo gelido polare, e tu c'è questa faccia candida. A me piace tanto, anche se ho adesso il line fucsia. Sei davvero una gioia. Sì, tanto tu non ne hai bisogno. Dopo non li troverò più. Dove sono? Ce li hai? Laura, dammi line crime. No, non ti conosco, no. No, comunque mi piace un sacco farmi le labbra scure. Come hai detto prima. Cioè, esatto. Con gli occhi non tanto più aggressivi. Sì, esatto, più le labbra. E liner? E rossetto rosso bello intenso. Sì, ma noi siamo più sulle labbra, siamo molto forti come noi siamo tutti. Più sulle labbra, puntate più sulle labbra voi. Domanda numero 4. Smalti più usati per queste stagioni. Anna rosso, notare che l'ho chiamata Anna non mamma. Anna rosso. Smalti. Rosso però oggi con una French mangiata. È un auto French, un auto French dietro. Si è autogestita. Sì, umano sì, ma non ho. Comunque il rosso, mi piace tanto il rosso, forse perché mi dà tanto di natalizio. Sì. Le mani, il bordeaux, il viola scuro, tutti i colori. Vabbè, io adoro verdone, il rosso. Verde, brillantinate, glitter.
che abbiamo visto stamattina. Sì, quello della collezione della Sendina, che stamattina ho preso con lei l'argento, ho preso bello, anche l'oro. Tu hai l'oro adesso e l'argento adesso. Sì, a me funziona. Bello. Bello anche questo, vedi anche questa tonalità qua tipo di sì, verde petrolio, verde pino. A me piace tanto il nero, soltanto che quello era contiene sui giorni, quindi okay, ho fatto un bel ma fa rosellino. Sempre nero lei, fa sempre le unghie nere, sì. Puoi scegliere tra mille tonalità questo colori. Questo qui è proprio un colore invernale, un bel pink estivo. 5. Leggings o jeans? Leggings. Ma leggings sono comodi. Tutte mi sa leggings. Tu jeans? No. No, tu sei l'unica. Questi sono leggings. Sono jeggings. Jeggings. Sì, io faccio anche di mezzo. Sono jeggings. Sì, sono comodi, ci si può anche parlare. Jeggings. Io... sì, io non li ho mai avuti. Ma dipende da giorno a giorno. Allora, a me piacciono tanto i jeans, però a volte mi portano freddo. Tipo, pensare che mi devo mettere i jeans mi porta freddo. Sono già freddi di sé. Ah sì, beh, poi i calzettoni sopra i leggings, sì, tipo natalizi con i fiocchi di neve, sì, le renne che ce li ho io bianchi. Bello, bello. I gambaletti. Io okay, troppo freddo. Gambaletti fino a qua sono... Te? Hai detto i gambaletti. Gambaletti, oggi. Tartan. Oggi ho preso... Miau! Anticipa lei, vai. Così oggi all'OVS ho visto dei gambaletti bellissimi, rossi, in stile bordeaux. Tartan, sì, rossi, bordeaux, bellissimi. 90 denari. 90 sì, denari, belli spessi, così, perché essendo freddolosa. Io ho visto un paio che hanno i pompon ammallato. Sono i riscaldamuscoli. Belli. Li andremo a prendere tutti. Ok, maglione preferito, Anna? Oh, maglione preferito. Non ne ho tanti maglioni preferiti. Vado a momenti, quindi non so cosa... Io ho questo... quelli che comunque mi sanno di confortevole, tipo vabbè, quelli con proprio la lana spessa, grossa, la maglia grossa, anzi l'intreccio grosso, il fatto ai ferri, bello, come si può dire? Ferri, sì, te l'hanno fatto a mettere come i piedi, ti vieni indietro. Che tipo quelli natalizi in America che vanno tantissimo, ma in Italia si stanno vedendo ultimamente. Sì, di lana spessi, con sempre i fiocchi di neve, le renne, Babbo Natale. Sempre, tutti quelli, sì, sempre classica. Infatti, quelli poco eccentrici, sì, poco ridicoli, sì, no? Sì, esatto, ma anche come colore di capelli, proprio sì, classico. Non mi si nota in giro. No. Tu invece che maglioni preferiresti? Allora, ne ho appena presi due della Benetton. Mm. Trasparenti. I vestiti dell'imperatore. No, appena preso appunto due maglioni. Uno era grigio perché mi mancava e poi l'altro è un verde petrolio bellissimo. Tipo questo smalto. Ma io bianco, anche io bianco lo sto cercando sempre con le trecce davanti, no? Oppure questo, sì, lo sto cercando anche io con le trecce. No, tipo questo che è morbidosissimo. È vero. Beh, comunque a me piace il dolce vita, collo alto. Sì, ma anche se sì, collo, io bello grosso, collo anche. 7. Stivali sì, alti o trucchetti? Alti. Non da mangiare. Tronchetto alto. No. Io direi pantofole che fanno mu. Ma io tronchettini. Beh. Io poi farò un video sulle scarpe così capite di cosa sto parlando. Questi? Perché... Tenere un sacco. No, già me ne hanno genere così, più o meno. Col tacco senza però, più o meno. Con un tacco senza? Col tacco senza, perché queste sono senza tacco. Sì, anch'io tipo stile Ugg, ecco. Io a me piacciono basta, quelli lì. No, a me piacciono gli anfibi. Com'è che si chiamano le mie? Sì, Timberland. Sì. Bravissima, però col tacchettino dietro. Domanda numero 8, dolce per questa stagione preferito? Oh, il dolce. Io ultimamente cos'è che ho fatto? Delle cake quali... pops. Sì, no, cake pops. Ho fatto quei cake pops, ma ho fatto anche... Tartufini. Tartufini. L'hai visto su Instagram la foto? Vai a vederla, food porn. E metterò magari la ricettina sotto di questi qua. Brava. Beh, poi faremo un video. Sì, anche, sì. Visto che te l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto. Io faccio l'assaggiatrice. E a me invece piace. Allora, a me il panettone piaceva senza canditi. Adesso lo sto mangiando anche con i canditi. A me piace il Io soufflé. Io sempre lavoravo. Non il soufflé, come si chiama quello lì morbido che quando rompo la cupcake? Al cioccolato. Io panettone. Panettone? O se no faccio i biscotti cookies, quelli... Quelli tipo Starbucks, quelli inglesi, con le gocce di cioccolato. Te li faccio. Sì, sono... Ok, come hanno un nome? Cookies. Cookies, sì. Cookies. 9. Colori che usiamo più spesso. Anna? Allora, però, 1, 2, 3. Io uso tantissimo il grigio,
il nero e il blu. Bravo, sul blu mi piace. Basta, sposate. Cara, non sapevo fossi mia figlia. Bordeaux, viola. Rosso. Quelli che vedete dietro, alla fine uso tutti i colori anche d'inverno, quindi. Però mi piacciono molto i bordeaux, borgogna. E vergogna. Il color vergogna. Comunque anch'io verdone, borgogna, viola, un sacco di viola. Massimo Bond, nero. E naturalmente il mio amato blu, blu scuro. Perché sei notato? Nero. Notato sul mio canale, no? Marrone. Sto cercando di smettere. Sì, E basta. Nero e marrone. Allora. Ma adesso però hai il blu, il viola e il grigio. Sì, vabbè, perché oggi sono vestita così, ma i colori che proprio preferisco per l'inverno è nero e marrone. Tutte le tonalità di marrone. Domanda numero 10, cioccolata calda, tè o caffè? Allora, caffè, perché visto che devo stare sempre bella sveglia, pimpante, caffè. E cioccolata calda però... non è che la ama anche il tè. Io tutte e tre, però la cioccolata calda d'inverno mi mette, mi sta, come si dice, mi fa sentire meno in colpa, aggiunta alle marshmallow. Inverno, e poi fa più inverno, sì. Io spezzetto di marshmallow e li infilo dentro. Avevo trovato dei mini marshmallow apposta per la cioccolata, non ricordo dove. Io cioccolata calda e poi panna. Tè, ma tè con panna, ma tè. Il tè anche. Ma il tè è un po' tutto l'anno. Sì, è vero. Sempre la cioccolata calda fa molto inverno. Tu caffè? Sì, caffè. La io ho il sangue ormai, 50% caffè. 11, Capodanno con i tuoi o con chi vuoi e dove? Io sono sempre per la famiglia, poi da mamma è normale che... Dove? Io lo passo a casa, insieme a te, insieme a... A Capodanno non siamo, cioè vabbè, sei andata anche con amici in passato. Oh sì sì, parecchio fuori, per quello dico, non è che non eravate tutti fuori? Io Capodanno con i miei, con gli amici, perché abbiamo sempre fino adesso festeggiato insieme, abbiamo sempre fatto feste a casa con tutti quanti. Ma poi io quando ero più giovane, non eri più giovane, davvero più giovane. No vabbè, fino ai tipo, io 16 anni la prima volta che ho fatto Capodanno fuori. Tipo prima li passavo a casa con i miei, quest'anno vado in Francia, prima volta che vado fuori. Ah, quest'anno? Sì, andiamo in Francia una settimana. Bello. E io e Fabrizio. Bello. Due posti in più? No, 4? Sì, è la stessa. È perché abbiamo passato insieme. 12, canzoni preferite di queste stagioni? Oh, ce ne sono tante, ma io i titoli in inglese. Comunque, sempre con un clima natalizio, è quella che cantavamo Jingle Bell Rock. Penso proprio la radio natalizia su Sky. Io ce l'ho. E poi a me piace tantissimo le canzoni tipo... Le colonne sonore di Coven, American Horror Story. Mamma mia. Mi piace Winter Wonderland, mi piacciono le canzoni di Mindy Gledhill, che fa canzoni di Natale bellissime. E io quella che diceva lei, Jingle Bell Rocks e cose del genere, molte natalizie, sì. Natale, io sono timida. Alla fine stagione. 13, desideri natalizi, quindi 3 desideri che esprimeresti. Che tutti quanti siano felici, che ci sia pace nel mondo. Adesso ci pensiamo. Ho intrapreso questa cosa di business, anche perché scaramanzia, soprattutto per scaramanzia, spero di riuscire ad arrivare in alto. Megavilla. Con piscina, possibilmente. Sghiacciata. L'inverno lo usi come pattinaggio. Esatto. Al Polo Nord. No, è fare un bel viaggio, caspita, mi piacerebbe fare un bel viaggio, fare i posti che mi piacciono, tipo, non so, andare in Norvegia, Capo Nord. Io il primo farei passare il Natale bene, tutti insieme, che non l'abbiamo mai passato. Beh, ma tanto lo passiamo. E quest'anno finalmente passiamo tutte e due. Le famiglie insieme, che le persone a noi care si stiano un po' meglio, e io anche io un bel viaggetto me lo farei. Abbiamo un po' la testa così, quindi un viaggio ci farebbe staccare dal mondo, dalla quotidianità. Ma io ho un altro progetto di cui insomma non vorrei parlare perché scaramanzia, però che sta un po' una fede, insomma non si dice scaramanzia. Poi qualcos'altro di meno scaramantico, beh, non mi piacerebbe continuare la carriera da truccatrice e arrivare sempre in alto. E poi anche a me, che le persone a me intorno, a me care, stiano meglio, insomma, stiano sempre. Più o meno gli stessi desideri. La salute per tutte le persone a cui voglio bene, alle altre no. Una casa un po' più grande, i soldi per mantenere la casa un po' più grande.
14 film natalizi o serie TV del momento che fanno comunque sotto Natale? A me piace vedere i film natalizi. No, ma entrambi, perché ci sono anche le serie TV che iniziano in questo periodo, per cui tutte e due. 15, panettone o pandoro? Pandoro. Entrambi ultimamente. Panettone con la mousse di cioccolato sopra. E invece la scarpa. Io tutte e due sopra, cioè tu non hai idea. Pandoro, Pandora vita. Pandoro, basta. Quello con dentro il cioccolato è più buono. Tutto insomma, no, dolce, basta che sia dolce. Panettone, basta che sia cioccolato salato. 16, cena natalizia a base di carne o pesce? Pesce. 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 17, acconciatura più usata in questo periodo? Raccolti. Raccolti perché è più comodo. No, io così, perché mi coprono, mi fanno da sciarpa e c'ho freddo, quindi con questi qua fatti così, esatto, mi arrabuglio in questo modo. Ma io sto sperimentando i boccoli, che magari quando ho freddo eccetera fai la coda così, scignon. Io tutti i video che ho fatto ho i capelli di là. Quindi alla fine è te che ti coprono. Sì, sì. 18, con o senza cappello e sciarpa? Con tutte e due. Ultimamente i cappelli poi mi piacciono, vorrei fare una bella collezione di cappelli, mi piacerebbe. A me sciarpone lunghe e cappelli tipo i bini. Nessuno dei due, perché i cappelli a me non stanno bene e le sciarpe ti sento. I cappelli. I cappelli non mi piacciono, ma le sciarpe sì. 19, Natale con neve o senza? Beh, Natale con neve. Natale gli altri giorni no. Differente, a me piace la neve, però è scomoda da un certo di punto, cioè un certo di punto la neve è un po' scomoda, anche solo se esci a camminare scivoli, ti si impantanano tutte. Un giorno di Natale neve. Capodanno possibilmente no, perché siamo, se no non andiamo in piazza a vedere i fuochi. No, l'inverno è bello perché c'è la neve. Quindi neve. Ma quindi va. 20, se potessi scegliere dove passare il Natale con la famiglia o amici, comunque dove andresti? Oh, io li porterei al mare, le Seychelles. Le Seychelles? Tutte? Alzale, 2, 4, 6! Io ovviamente in Cafilornia. In Cafilornia, Miami, dove vuole andare Andrea, New York, passerei New York. Le feste. Insomma, basta che vado in America, che metto piede in America, anche solo all'aeroporto, sono contenta. Come è Londra o New York? Che se il mio ragazzo il capodanno espresso. Di New York è il capodanno di New York. Sì. Però il Natale è tutto. Ma è un po' indifferente. Sempre festa, Natale, sempre tutto. Sì, Fabrizio vorrebbe fare il capodanno in Giappone invece. Anche in Giappone dobbiamo andare, vogliamo andare, wow. Andrea, sarebbe un sogno. Vabbè, era un tag un po' diverso dal solito. Se volete farlo. Si possono ancora lasciare i video risposta? No, non si possono più lasciare da mesi, perché... Però adesso puoi lasciare il link, ho notato. Che prima non potevi. Ho visto una ragazza che ha lasciato il link. Quindi se si possono lasciare il link... Dopo me lo spieghi. Se avete intenzione di fare anche voi questo tag, inventato ovviamente da noi, quindi protetto da copyright, se lo fate vi sgameremo! No, vabbè. Comunque, se volete farlo, condividetelo, fatecelo vedere. Ci terremo molto a guardarlo, anche le vostre idee, così, le vostre risposte. Sotto trovate tutte le informazioni dei canali loro, il video lo vedrete anche nei loro canali, quindi... Spollicciate, mi piace lo spollicciate. Ti piace dire spollicciate? Spollicciate! Vabbè, se vi è piaciuto lasciate un commento e vabbè, dite la vostra, mi fa sempre piacere leggere i commenti. E basta, il tag è finito. Ciao, ciao. Ciao, 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 alla prossima, ciao.